Ciao amici, benvenuti a Quaderno di Vino, nuovamente con Antonio per assaggiare un altro straordinario vino. E oggi ho visto che tagliando, rompendo un po' la striscia dei vini bianchi e rosati, ci hai portato un rosso, ci sarà qualche ragione? Sì, sicuramente, perché ho messo la maglia rossa. Allora, ho cercato di fare l'abbinamento, invece di fare l'abbinamento cibo-vino, facciamo l'abbinamento abbigliamento-vino, abbinamento. Parliamo di cose serie. Allora, vino rosso, siamo in Piemonte, quindi siamo nelle nostre zone, però siamo in una zona dove si produce vino, c'è una DOC, ma non tutti lo sanno. Provincia di Cuneo, nella zona di Saluzzo, Colli Saluzzesi, Colli di Saluzzo. Per la precisione siamo a Revello. L'azienda è Cascina Melognis, azienda agricola di Vanina Maria Carta. Io mi ricordo tutti i nomi, ma sono amici. Vanina è la conduttrice di questa azienda insieme a suo marito Michele Antonio Fino. Vedi, hanno tutti e tre i nomi e cognomi composti da tre parti. No, famiglia, sono degli amici, famiglia fantastica. Una scommessa, hanno incominciato a produrre vino, appunto. In questa zona ci sono già i vigneti, però questa è una zona soprattutto famosa per i frutteti. Ci sono tanti, si fanno mele, si fanno kiwi, quindi è una zona dove si produce molta frutta. È un'azienda giovanissima, parliamo di all'incirca 10.000 bottiglie complessive fra tutti i prodotti. Loro producono, a parte questo rosso, altri due rossi, vado a memoria, un rosé, un bianco e anche un metodo classico. E arriverà il momento, per me è già arrivato, poi se ti comporti bene arriverà anche per te. Allora, il novame, ecco, un'altra caratteristica di questa azienda è che loro danno ai loro vini un nome latino, sempre, novamen, prodotto di punta dell'azienda, è un uvaggio composto da 70% Barbera e 30% Pinot Noir. Loro hanno fatto questa scommessa sul Pinot Noir, effettivamente comunque arrivando lì in zona ci sono quelle nebbioline, ci sono quelle colline e tutto che possono vagamente riportarci anche in Borgogna, no? Chiaramente stiamo parlando di due prodotti completamente differenti. Quello che domina il territorio è sicuramente il Monviso. Sì. Il Monviso, siamo in Valle Po, alla base della Valle Po c'è il Monviso, quindi 70% Barbera, 30% Pinot Noir, vinificazioni separate, Pinot Noir a metà settembre, il Barbera a fine settembre, inizio ottobre, vengono inizialmente vinificati in acciaio, poi portati in legno, fatti invecchiare almeno per 36-48 mesi, quindi questo è l'intento di questo vino, è di avere un invecchiamento medio-lungo, cioè è un vino che può essere portato avanti negli anni. Bando alle ciance e andiamo avanti. Esatto. Ecco, parlavo di Monviso, fra parentesi, queste etichette qua vengono fatte direttamente da Vanina, lei è una grafica, se le studia lei, le ha create lei, e quindi c'è l'immagine di un volto femminile, e poi di qua abbiamo Monviso Wines. Bellissimo. Con l'immagine del Monviso e via. Anche per un discorso di... Nonostante le poche bottiglie, loro lavorano con l'estero e esportano, e allora per rendere riconoscibile il prodotto, non avendo il discorso, non essendo vino ad esempio delle Langhe, si identificano con la zona del Monviso. È una caratteristica non poco importante. Assolutamente. Abbiamo azzeccato con questo sole, questo caldo, il vino rosso. No, ma quando la roba è buona è buona. Trasparenza. Bellissimo, limpido, rosso rubino. Limpido, sì, trasparenza direi che lo facciamo con un vino bianco, esatto. Poi. Rosso rubino pieno. Bellissimi riflessi. Sicuramente sì. Si sente comunque che ha fatto questo passaggio in legno. I frutti rossi. Sì. E non solo. Non solo. Parlavo di legno. Parliamo di botti di rovere, per la precisione, di secondo o terzo passaggio, quindi non parliamo di un qualcosa che dia un'impronta eccessiva, troppo forte a livello di sentori. Si sente prugna? Sicuro, sicuramente. Si producono anche in zona, cioè comunque sì. Ci sono piantagioni di Ramasin, prugna. Andiamo ad assaggiare? Andiamo.
straordinario, è tutto lì. Abbiamo l'acidità derivante dalla Barbera, la nota elegante derivante dal Pinot Noir. Esatto. Il problema è che molte volte al Pinot Noir, che condivide anche col Nebbiolo, è la mancanza di colore, no? Di antociani. In questo caso qua la Barbera gli va a dare il contributo sul colore, e creando appunto questo vino. L'acidità della Barbera si sente completamente, però è un vino caldo, morbido, sì, che si beve tranquillamente. Vuoi l'abbinamento? Wow, sì. Beh, qua l'abbinamento è facile, perché comunque neanche ci stavo pensando all'abbinamento, però dobbiamo farlo. È un vino che comunque possiamo tranquillamente abbinare a qualsiasi tipo di carne rossa, anche la selvaggina. È un vino che si sente, è un vino presente, quindi può andare tranquillamente in competizione con dei sapori importanti. Comunque piatti strutturati, perché sì. Salumi anche qua, formaggi, ecco, siamo in una zona dove andiamo verso le montagne, troviamo dei bei formaggi, delle belle tome di montagna, quindi le andiamo ad abbinare tranquillamente. Questo vaglio, Antonio, è straordinario, molto riuscito, sì. E quanto ci costa goderci questo vino straordinario? La cosa, allora, a parte la simpatia, la bravura dei titolari, dei proprietari, con cui abbiamo già fatto comunque delle degustazioni assieme, delle serate, molta disponibilità e molta competenza. Un inciso, Michele, oltre a fare il vino, anzi, questo è il suo, diciamo, secondo lavoro, lui è un professore all'Università del Gusto. Ok. Comunque, caratteristica fondamentale, a parte la bontà dei prodotti, è il rapporto qualità-prezzo. Questo è un vino che esce sotto i 10 euro anche lui. Wow. Un vino che esce sotto i 10 euro, un vino comunque già importante, a un prezzo veramente, veramente onesto. A me piace da matto. È da sottolineare, da diverse puntate che parliamo di vini straordinari a prezzi che sembrano un po' irrisori. Finché ci riusciamo, va bene, è troppo facile bere bene spendendo tanto. È cosa di andare un pochino alla ricerca della qualità, e ci si trova, sì, sì, e sì, a sì, prezzi sì, straordinari. Sì, quindi sì, sì, nuovamente hai portato uno straordinario vino. Saluti a Cacina Melognis per questo straordinario prodotto, e ciao agli amici. Ciao a tutti ragazzi, cin cin. Salute. Ciao amici.